Da poco reintegrato formalmente nelle funzioni, pur essendo sempre rimasto sindaco, sindaco eletto e sempre di più sindaco di strada, voglio parlare di un passaggio fondamentale della vita dell'amministrazione, della città e del comune di Napoli, le motivazioni della sentenza della sezione autonomie di Roma della Corte dei Conti. Una decisione importante, fondamentale, quasi 200 pagine di motivazione che rendono verità e giustizia di un percorso complicato che abbiamo svolto. La Corte dei Conti, tra l'altro, afferma che i bilanci della Giunta Iervolino, precedente alla mia elezione, sono inattendibili, caratterizzati quindi da dati non veritieri, da dati che non fanno corrispondere la verità su quanto scritto nei bilanci che si andavano ad approvare in quella stagione politica. È un fatto molto grave. Un fatto molto grave perché non ci ha consentito di svolgere una campagna elettorale all'epoca su dati veri su cui prendere i nostri impegni. Ma quel che è ancora più grave è che quando ci siamo insediati abbiamo capito che i nostri predecessori, una giunta guidata a maggioranza PD, aveva lasciato il comune di Napoli, la città, in un baratro, in una situazione di dissesto finanziario, 1,5 miliardi di debiti, 850 milioni di disavanzo. Una situazione che aveva spinto l'allora assessore al bilancio Realfonso a chiederci più volte di dichiarare il dissesto, una cosa che non abbiamo voluto fare perché dichiarare il dissesto della propria città è una tragedia, significa non pagare stipendi, non garantire i servizi essenziali. Ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo guardato avanti, abbiamo voluto costruire una città su bilanci trasparenti, un'operazione verità, risanare i conti in modo da dare un futuro alla nostra città. Non sempre i concittadini hanno compreso che questi sacrifici significava anche non poter, per colpa di altri, per colpa di chi ci aveva preceduto, garantire quei servizi che volevamo. Non avevamo le risorse per colpa di chi ci ha preceduto, per poter riempire le buche, per poter garantire servizi importanti. Ebbene, in 3 anni abbiamo sostanzialmente e formalmente risanato l'ente. Per i bilanci ereditati e la situazione finanziaria ereditata, al momento del mio insediamento i creditori venivano pagati a 4 anni. Oggi noi paghiamo a 6 mesi, quindi siamo un'amministrazione credibile, un'amministrazione che paga i suoi creditori, un'amministrazione dove finalmente le gare vengono, come dire, partecipate e aggiudicate con la concorrenza tra più persone che decidono di investire nel comune di Napoli. Insomma, oggi finalmente si ha un'amministrazione e dei bilanci trasparenti e corretti. E finalmente, dopo 3 anni duri, fatti anche di tagli da parte del governo centrale e dei 4 governi che sono succeduti, da Berlusconi a Monti, a Letta, finanche a Renzi, oggi finalmente possiamo cominciare a investire qualcosa di soldi. Possiamo quindi pian pianino cominciare a migliorare i nostri servizi, ad avere più risorse, ad avere un sistema complessivo di azienda che risponde a criteri di economicità e di trasparenza che sono stati risanati, che non sono falliti, e lo voglio dire con orgoglio, con tanti sacrifici non abbiamo licenziato una lavoratrice e un lavoratore. Quindi oggi diciamo che finalmente il TAR mi ha reintegrato formalmente nelle funzioni. Voglio cominciare a far conoscere nel dettaglio quelle che sono motivazioni importanti della Corte dei Conti, che riconoscono la nostra discontinuità, la nostra correttezza, il nostro agire nell'interesse della nostra comunità e dei nostri concittadini, e di come invece chi ci aveva preceduto e che oggi continua a pontificare sul piano politico cercando di abbatterci quotidianamente, anche utilizzando mezzi scorretti, aveva costruito bilanci e finanze assolutamente inattendibili e che hanno prodotto un danno incredibile ai nostri concittadini. E quindi se oggi il governo e il Parlamento hanno dovuto mettere tasse anche alte e se oggi finora non abbiamo potuto garantire i servizi che volevamo, è la responsabilità politica e ascrivibile soprattutto a coloro i quali hanno costruito il loro percorso politico su bilanci inattendibili.